Watta e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo e non so, probabilmente ultimo episodio su Life is Strange 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo nuovo video. La volta scorsa alla fine di tutto con Sean e Daniel abbiamo dovuto salutare i nostri nuovi vicini, nostra madre Karen e grossa sorpresa abbiamo incontrato di nuovo ragazzi David Manson, sarebbe a dire il padre adottivo tra virgolette di Chloe. È stato sinceramente un grosso colpo, anche diversi di voi mi hanno detto che per loro è stata la stessa cosa, è stata comunque un'emozione abbastanza strana rivedere David e sentirlo parlare di Chloe. Ragazzi, è stata secondo me una mossa ben pensata per questo gioco, però io continuo ad essere abbastanza scettica su questo gioco, sulle emozioni che mi sta trasmettendo, che purtroppo fino ad ora ragazzi sono state veramente molto poche, per cui non perdiamo più tempo e andiamo a giocare. Ok, eccoci qua, ci eravamo messi in viaggio con l'auto di Karen e siamo diretti al confine. Sicuramente succederà qualcosa ragazzi di imprevisto, di spiacevole anche probabilmente, perché è ovvio che non può andare tutto liscio, non è che possono arrivare lì senza vivere alcun tipo di problema. Sarò pessimista io ragazzi, ma è così. Hey, is something wrong? We're almost there, okay? That's the last time I have to say that. I don't care about that. So, what's the problem? What are we gonna do in Puerto Lobos? We don't know anybody. We're like strangers. How long can we live there? Non so se metterla sul punto, non dovremo più fuggire o avremo una nuova casa. Avremo una nuova casa? As long as we want. We have a house there. That's what Dad wanted, Inanna. So, what are we gonna do for money and stuff? Tu non preoccuparti di quello, dai. Si troverà sicuramente una soluzione. No worries. We don't have much, but we'll figure it out. Dude, I can't even speak Spanish. How can I make friends or do anything if I can't talk? Ma se tu piaci sempre a tutti, e poi dai, la lingua si impara in un modo o nell'altro. Everybody likes you, man. You'll be the cool American kid in no time. I can do that. Maybe. You fit in everywhere we go, and we'll get to hang out too. Well, that sounds okay, I guess. Daniel, I get scared too, you know? But we'll be fine. Okay. I trust you. Bene, questo è l'importante, dai. Thank you.
Daniel ha esposto i propri dubbi. Però, insomma, essendo Sean suo fratello più grande, che cosa gli doveva dire, ragazzi? Doveva cercare di incoraggiarlo, no? Che famo, ci fermiamo? Oh mio Dio. Sono arrivati davvero. That looks so big. Dude, it's just a giant fence. Except it won't keep us in. Ok, ma adesso? All units be advised. After the raid on away, there was no sign of Sean and Daniel Diaz. Ok, sono stati da voi, ragazzi. The two brothers are still considered. Eh sì, pericolosi. Ma che cazzo? Oh, è stata presa. Sean, why would they arrest mom? Why? So they can give her shit. But she didn't do anything. The cops will have to let her go. I hope so. This shit lasts until Puerto Lobos. Ok, sì, ma il punto. Unless her car breaks down in the desert. Hey. Che? Sean. Che? Why would they build this? Well, you know. It's a border, man. Is there a wall like this up north? Nah, not really. So, why did they build one come here? Faccio a risponderti a queste domande? I don't know, Daniel. That sucks. Il punto è, come facciamo a passare dall'altra parte? Effettivamente. C'entrerà ovviamente il potere di Ted in qualche modo, però la domanda è più che lecita, direi. Oh. This is the opposite of Seattle. Ma davvero? We're at the end of America. Come caspita fa a distruggerlo? Cioè, lo so che può, sicuramente ce la fa, però forse io mi auguro non attirerà l'attenzione in qualche modo. Vabbè che qua non c'è l'anima, però... So, here we are, Daniel. The end of the road. Finally. Let's get out of here. Yeah. Take it easy. You can do it. Ok, il momento della verità. Che fa? Lo sradica dalle fondamenta? Che cosa fa? Sicuro non sarebbe stato facile, mi pare ovvio. I can't. It's all right. Take your time. Stay focused. Sta cartocciando come la carta di un ovetto Kinder. Wow. You're right, bro. Sarà distrutto. It's okay. It's okay. Madonna. Just breathe. Breathe. Ce l'hai fatta. We did it! We fucked that shit up.
Non siete ancora dall'altro lato, ragazzi. Aspettate un attimo prima di cantare vittoria, per favore. Vale? Prendete la macchina e andate via, coraggio. It's all thanks to you. It's gonna be all right now. You've done the hardest part. Sì, thanks sicuro. For taking me down here, Sean. Nah. We did it together, man. Come on. Let's go back to the car. Oh, man. Oh, I cannot wait to go swimming in the ocean. That would be cool if we could just walk to the beach. Beh, non so, ragazzi, io non mi fido. I'm dying to get some choco crisp. It'll be so... Daniel, talk to me. Daniel, talk to me. No way, not now. Daniel. Hey, who are you? Did you shoot my brother? Oh shit, Madison. I told you it was a fucking kid. Get off of me! Get off of me! Well? Daniel! Is he? He's my brother! He's okay. Bullet just grazed him. Let me go! Do not move if you want to keep that arm. Comprende? Keep an eye on the wall. These fuckers blew it up so their friends can cross. Che amici? Daniel! Che cazzo dici? So what's the plan, huh? I bet there's a dozen more coming through, right? No! We're leaving! Going to Mexico, I swear! Wait. You're trying to break into Mexico. That's fucking funny. Siamo americani, zia. We're Americans! Americans, damn it! No, it's not legal to blow up walls. That's non called abbiamo terrorism. Mica fatto esplodere. Effettivamente no. Vi sembriamo dei terroristi, ma che veramente? Do we look like terrorists? We're just kids. Not after you blow a wall up. So tell me the plan. Non siete dei poliziotti, o forse sì, non lo so. Don't dire fuck che, vabbè. With us, kid. You're the only ones around. Looks like no one's coming for now. Anyway, don't waste your energy. I bet the Border Patrol has a big plan for you, mister. Madison, come on. We have to deal with this kid. Still bleeding. Don't touch him. Get off. Oh no. Don't move. What the fuck? Get it off. Stop. Get it off. Jesus. What the fuck is going on? Where's Spencer? He's off duty today. Why? Listen, we have a deal. He knows. Yeah, I heard about this crap. Not happening anymore. Come on, Maddie. Do what the officer says. Fuck! How old is he? He's all right, officer. Don't worry. Shut it! You're both coming with me to the station. What? Are you kidding? What? They're illegals! Fuck's sake! What'd I say? Okay. Take a breath. You okay now? Daniel! Ecco qua. Te pareva. What? I'm sorry, are you Sean? Sean Diaz? You're under arrest. Non ci posso credere. Lo sapevo, vedete, il mio pessimismo è troppo giusto certe volte. Cioè, vabbè, era ovvio che sarebbe successo qualcosa. Cioè, ma alla fine è andato tutto all'aria. Cioè, boh.
Eravamo lì, caspita, c'eravamo. Daniel è stato ferito. Siamo stati arrestati. Bella merda. Quindi alla fine di tutto ci hanno presi. Alla fine di tutto. Grazie a sti due stronzi che non ho capito cosa volevano fare. Erano d'accordo con qualcuno. Don't look at me. Estás bien? Sì. Yo soy Diego. Mi esposa Carla. Y este frijolito de aquí es... es Ángel. Oh, Ángela. Encantado. Soy Sean. ¿Cómo te sientes, hijo? ¿Han visto un niño de 10 años? Es mi hermanito. Nos separaron cerca del muro. Está herido. Lo llevaron a la enfermería. Si fuera grave, una ambulancia ya habría venido a buscarlo. Si lo dejaron aquí, quiere decir que está bien. Tranquilo, amigo. Aquí no hacen daño a los niños. Bene. What the hell is wrong with these people? Non lo so, sarà una cosa che fanno per lavoro, tra virgolette, magari. This guy must be trained not to listen to anything we say. Ah, se sta dormendo alla grande. Excuse me. Do you know where my brother is? He's just a kid. Niente, dorme. Come non detto. Seriously? Why are you doing this? What's your problem? Doing what? You shot my 10-year-old brother! It was a mistake. It's just a graze. The fall is what knocked him out. Oh, you don't have to talk to him, Dad. Hope that Campbell's almost done with the paperwork. Then we're out and we're not coming back. Ugh, this place is fucking gross. Man. Che dice il poster? Thanks, I'll remember that. Che dice? Drogati di vita, l'alcol, la nicotina e la cannabis non sono tuoi amici. Ok, va bene. Serviva proprio adesso. No way I can break through that door without Daniel's help. Ho capito, Che cosa dovrei fare? Jace, are you watching the kids? No. Wonder how many people have been locked up in here. His sister's got them. Good. She's a good kid. And she's more patient than your husband. ¿Saben cuánto tiempo nos van a dejar aquí? No. Esta es la primera vez que intentan cruzar. Me acuerdo de nuestra primera vez. Casi morimos de sed en el desierto. Madonna. No siamo clandestini. No somos ilegales. Nacimos aquí. Intentamos llegar a México. Pues ustedes van a ser ilegales en México. Sí. Cuestión de perspectiva. Es la tercera vez que intentamos cruzar la frontera. Siete coraggiosi. Son muy valientes. Y además estás embarazada. Mi Carlita es la mujer más valiente del mundo. Y la más inteligente también. En nuestro pueblo era profesora. Queremos que el niño nazca en este país. Que tenga la nacionalidad. Queremos darle una vida mejor a nuestro hijo o hija. Come ha fatto mio padre? Es lo que hizo mi papá. Sono risposte un po' se fue de México cuando murieron sus padres para ganarse la vida. Pero yo sé que extrañaba su pueblo natal. Por supuesto, pero seguro que tuvo sus razones para irse como nosotros. No quiero desanimarte, amigo, pero lo de México no va a ser fácil para ustedes. Es un país magnífico y me cuesta muchísimo dejarlo, pero
Allá va a ser muy complicado cumplir tus sueños. Ya no tengo sueños aquí. Sean, has vivido en este país toda tu vida con un padre mexicano. Y ahora los tiempos han cambiado. ¿Cómo crees que va a ser todo en el futuro? Beh, sono un po' pessimista, in effetti. No sé, creo que soy un poco pessimista. En el camino, no solo me encontré con gente amable. Me imagino. Cuando eres extranjero, tienes que trabajar aún más duro para arreglártelas. Así funciona. Oh, shit. Enough now. It's America. We speak English. We're just talking. No, the problem is you people breaking into my country. We come here to work, not steal or live at your home. Diego. No, I am so fucking tired. You only come here to cause trouble. And we have to pay for your welfare. You all want a free ride. And that makes me sick. Allora, questo gioco, ragazzi, ruota così tanto, ma andate a cagare, minchia, ma date il tempo di rispondere, porca miseriaccia. Questo gioco ha ruotato e sta ruotando così tanto attorno a un mucchio di stereotipi della società odierna. Ma a noi effettivamente cosa frega di questo, da un lato, capite che vi voglio dire? Nel senso che, per esempio, gli altri Life is Strange ruotavano attorno alla loro storia, appunto, non c'erano tutti questi riferimenti comunque al mondo che li circondava, eccetera. Cioè, hanno un po' rotto le palle, diciamocelo, eh. Honest job and the ability to raise our child in a safe country. That's all we're looking for. That's what you people always say. But the facts speak for themselves. Mio padre lavorava duramente, però. My dad was an immigrant and he worked his ass off, raised a family and made a business. Yeah, and his son ended up in jail. What a role model. Thanks for proving my point. Damn right, baby girl. You hunt us like animals. I don't think I have a choice. I want the safest country for my children. See? You love your family like us. We don't go walking hundreds of miles in the desert and risking everything for no reason. We do it for our child. A mother must understand. No, you and your unborn parasite have nothing in common with me and my family. What? Maddie. What you say? Oh, see? Take it easy. Solo vas a empeorar las cosas para ustedes. Tienes razón, amor. No vale la pena. Whether you people like it or not, we're not gonna give you a break. You're in jail too, loser. Why are we stuck down here with them? You know us. We're helping you, goddammit! Hey! You have the right to remain silent, so fucking use it, okay? All right. Diaz, you're up. How's my brother? Don't worry about him. Now turn around. Hands behind your back. Okay? Let's move it. Okay. All right. Sit down. Where's my brother? He's doing fine for a kid who got grazed by a bullet. Lost some blood. But he's tough. They're taking care of him at the infirmary. You want coffee? Okay. Good. Be right back. Fuck. What did they do with Daniel? I hope he's all right. Ma sì, cioè, non credo che gli abbiano fatto chissà cosa. Now I can put on a fucking show. Don't you know how dangerous? Shit. Is it morning already? How am I gonna get myself out of this mess? Bella domanda, Sean, ma no point in getting these off. La vedo difficile. There are cops everywhere. Fì.
figurati. Ragazzi, che ci possiamo fare? Possiamo fare assolutamente niente, credo. Possiamo solo stare qua ad aspettare, no? So tired of all this shit. When will we get a break? Ormai che vanno pure preso. Non credo che sarà così facile d'ora in avanti, eh. Oh, e basta, minchia, mettetelo un calzino in bocca. Ok. Grazie. There you go. Looks like you need it. Thanks. All right. Let's see. Okay. Damn. Seriously? Okay. Yeah. No. Coffee's gonna make me feel so much better. Dica, agente. Sto aspettando? Vabbè. Jeez. That's quite a crime spree. It's hard to believe what kids can do nowadays. Killing that officer in Seattle. Vandalizing a motel room. Caught in another weird explosion at a pot farm in California. Then you join a religious commune in Nevada. Oh, which ends up burnt to the ground. And we're not even halfway down the list. One of those things you could get away with. But not all that. Posso spiegare? Boh. Che cosa spiega? Sounds crazy, but I can explain. Explain it to Agent Flores. She's on her way now. She spoke to your mother, who took responsibility for the church fire. C'è un sacco di cose. She says a lot. Who cares? You don't have any proof. Don't drag her into this, okay? She's a good person. Hey. It's not up to me, kid. Listen. I feel sorry for you. I really do. But denying what you did will only make things worse. Dio, cioè ragazzi, ste risposte. Cioè, uno non sa manco cosa scegliere. Ho dovuto fare. Non è stata colpa mia. E di chi è stata colpa? Fault? All I did was try to survive. Yeah, I guess you did. You know, I read the report. You claim that Officer Matthews' death was an accident. So why didn't you wait for the police? Avevamo paura. Sono andato al panico, però troppo tardi. I panicked, okay? Then it was too late. We were already criminals. Well, it's no reason to make things worse by running away, kid. Good news is, your brother's too young to be prosecuted. He'll end up with your grandparents, if they want him. But you're facing a shitload of years between bars. At least he'll get a life. What I don't get is how two kids can destroy so much stuff. I mean, anywhere you went, something blew up. Seriously. How? Incidenti casuali? Those were just random accidents. Yeah, it's crazy, but it just happens around us. Can't explain it. Uh-huh. Listen, once is an accident. Twice is luck. Three times is enemy action. Whoa! What is that? Sir?
I don't think you should... Keep your ass in that seat. Sean! You okay? How do you feel? I'm okay, just a little headache. Questo non migliorerà le cose, però, eh? Dude, we gotta go! Hold up. Is he okay? I wanted to rescue you, but I had to use my power. I didn't want to hurt him. He's okay. Don't worry. Dove vai? Sean, who are these people? Well, Carla and Diego. They came all the way from Mexico. Sì, ok, ma è il momento di starselo a chiedere? Thrown in jail for it. As for the others, they're the ones who tried to shoot you. What? They got locked up? Good. Go to hell. Vabbè, loro liberiamoli, ragazzi. Che dobbiamo fare? Daniel? That's it. Gracias. Ok. Muchas gracias. Sì, ma andiamo via, per favore. Esperenmi aquí. Until I check this out. Of course. Holy mother. No, loro li lasceremo lì. How? Li lasciamo lì e non faremo un cavolo di niente. I killed him. He's out for the count. No, no, è vivo, è vivo. Grazie. Ce ne andiamo? Ammazza. Okay, shit! Don't shoot! Hands up! Do not move! Wait! Sean? Stay back, Daniel. Let me think. Sean, what do I do? Quick! Got the muck, dude! They're dangerous. Armadietto, perché non mi fa inquadrare l'armadietto? Accidenti, forse. Estintore. Dai. No, e vabbè, ma non serve mai un cavolo. Non ci rimane un'altra scelta. Scusate, ragazzi, ma didn't want to hurt anybody anymore. You saved us. You had no dai, choice. Non li hai uccisi, now, dai. Let's bail. Sean, I think our things are in there. Che cosa è lì dentro? Non c'era la traduzione. Step. What did you do? You fucking nice. Don't move. Okay, I'll be right back. Cosa c'è qui? Okay, but be quick. Ok, vabbè, lo zaino, insomma, le nostre robe in pratica. To put so much effort into this. Vabbè, c'è il fucile, ok, non lo prenderò. Non lo prenderò mai. Sì, ok, ma scatole. Look at that. Crime Central. Va bene, sì. Monshot! We gotta go! Non ci interessa adesso, andiamocene. E basta. We would be so dead if we didn't have Daniel's power. I hate that he... Sì, sono qua, madonna. Lì c'è la nostra auto, non è la nostra auto quella. Take it out, Daniel. Boom. Che Dios los bendiga. Ok, go. Sì, era la nostra. Let's roll, Daniel. Chiavi saranno dentro. Hurry, Sean! Drive! E non credo che le chiavi ce le avesse lui, perché quando ti tengono in prigione ti tolgono le cose che hai e che avevano lasciato le chiavi dentro. Vabbè. No, nobody is chasing us. Not yet. For every unit in the area. Multiple prisoners, two adults and two teenagers, have escaped from the El Rey police station.
They are considered armed and dangerous. Certo, sì. Repeat. Are we still going to Mexico? Yeah. But we got nowhere else to go. Siamo di nuovo punti a capo, solo che nel frattempo è successo un altro mezzo casino in una stazione di polizia. Sean, quindi adesso la nostra situazione è ancora peggiore, tra l'altro. 4th of July. Yeah. Our first one without Dad. Yeah. You're right. Remember how he was so in the fireworks every year? He always made us go too early so we could get a good spot. I know. He is so corny. He said he was proud to live in this country. Ok, siamo di nuovo qua. Dobbiamo rifare la stessa tiritera di prima. Ecco. Che vi aspettavate? Che fosse facile passare da qui? Sean, what are we gonna do? Che famo adesso? Sono 10 volanti. In Seattle. The day Dad was shot. I think about it every day. And I would give anything to change what happened. But I can't. I'm sorry for my mistakes. I tried my best. I swear. Sean. I'm so proud of you, Nano. Just like Dad would be. We both learned a lot together. But you can make your own rules now. If we surrender, they will separate us, Daniel. And if that happens, promise me that. You will always do the right thing, okay? Don't waste your power. Be smart like you already are. I don't want to be separated. Hear me out. Please. Don't make any more mistakes. Whatever happens, always remember that you're Daniel Diaz. You know this is I promise, Sean. So, how does the story of the Wolf Brothers end? Step out of the car! Now! Allora, questa è ovviamente la scelta in assoluto più difficile di questo gioco. Perché, come ha ben detto il poliziotto, ragazzi, Daniel è troppo piccolo per essere, diciamo, processato e tutto il resto appresso. E quindi verrà affidato ai parenti più prossimi, per cui ai nonni. E mentre Sean no. Per cui Sean, ovviamente, starà diversi anni dietro le sbarre, ma a rendersi farebbe sì
che Daniel comunque possa avere un futuro, diciamo così. Attraversare il confine, prima di tutto, come? Probabilmente usando sì il potere di Daniel, ma cosa potrebbe succedere? Lì, ragazzi, ci stanno una cinquantina di poliziotti avanti e dietro la macchina. Sono autorizzati a sparare, credo, quando il criminale in questione si rifiuta di collaborare. Per cui, cosa succederebbe se io decidessi di attraversare il confine? Boh, bella domanda. Ci sparerebbero? Uno dei due morirebbe? Se dovesse morire Daniel, ragazzi, penso che non me lo perdonerei mai. Perché comunque l'obiettivo del gioco, principalmente dall'inizio, è sempre stato quello di prendersi cura di lui e far sì che lui stesse bene. Quindi, se attraversando il confine uno dei due ragazzi dovesse rimetterci le penne, penso che ci rimarrei male. Questo senza dubbio. Però le domande sono tante. Che cosa succederà mai se io dovessi decidere di attraversare il confine? Se ci arrendiamo lo sappiamo cosa succederà. Sean andrà in prigione per chissà quanti anni. Quindi è una scelta estremamente complicata. Sinceramente non so che fare. Non lo so. Una parte di me assolutamente dice: prova ad attraversare il confine, siamo arrivati fin qui, siamo arrivati a tanto così dal nostro obiettivo finale, non ci proviamo nemmeno, no, attraversa il confine. Però l'altra parte di me pensa, potrebbe succedere di tutto, uno dei due potrebbe magari, o entrambi potrebbero rimetterci la vita, per cui arrenditi e fa sì che Daniel cresca e viva in tranquillità. Non lo so, è dura fare queste scelte. Ovviamente immaginando cosa potrebbe accadere. One eternity later. Sono stata qui un po' a pensarci, ragazzi. Alla fine di tutto vorrei tanto provare ad attraversare il confine, ma la mia paura che possa succedere qualcosa di irreparabile è troppo grande. Cioè, anche perché comunque pure in Messico, come ci hanno detto quegli altri due tipi, ragazzi, pure in Messico saremo clandestini. E probabilmente ci daranno la caccia anche lì, quindi una parte di me vuole provare ad attraversare il confine, ma la mia paura che possa succedere qualcosa di cui poi potrei pentirmene, e comunque l'idea che pure lì, ragazzi, una vita facile probabilmente non ce l'avrebbero, mi spinge comunque a scegliere di arrendermi. Certo, mi dispiace nell'anima perché Sean andrà in prigione, ragazzi. Su questo non c'è dubbio, ma almeno uno dei due, almeno Daniel comunque, potrà provare ad avere una vita normale, per quanto sarà continuamente tormentato dall'idea che suo fratello è in prigione. Mi arrendo, ragazzi. Con difficoltà, ma faccio questa scelta. I think their story ends right here. Here? But I could... I get it. That's not who we are. Exactly. We're not criminals. We're just kids. And we still have time to choose what life we want to live. You're my brother. And I love you. I love you too, Sean. It's gonna be all right. I promise. You promise? For real this time? I do. We're doing the right thing. Just try and remember what I taught you. I mean, only the good shit. I will. I swear.
I'm sorry about all this. We're gonna look after your brother. That's my word. Okay, he's ready. Sean! No! Sean! Oye, oye! He's gonna be fine. Daniel! You're not a little wolf anymore. Never forget who you are. Never. È andato. Abbiamo fatto la nostra scelta. Ovviamente. Hanno accolto i nonni, come era ovvio, insomma, che succedesse. È stato grande. Era questo quello che volevo. Per lui, 15 anni dopo, sto uscendo. È diventato un uomo anche lui. Ok,
questa è una grande cosa, raga. Sì. È una grande cosa. Fondamentalmente come volevo che andasse, certo, Sean ha passato 15 anni in prigione, però fondamentalmente è ancora giovane anche lui, no? Lui era appena adolescente. Bene. Ok. Allora, che dire? Che sicuramente il finale era come magari volevo che fosse, e quindi la scelta era quella giusta. Perché Sean ovviamente, ragazzi, ha passato tanti anni in prigione, perché 15 anni non sono pochi, però non sono stati neanche poi tantissimi. E quindi è andata come volevo che andasse, nel senso che Daniel è andato a stare dai suoi nonni, ha avuto la possibilità di vivere in serenità comunque la sua vita, di crescere in serenità, di fare tutte le cose normali che magari un ragazzino fa nelle fasi della sua vita. Quindi lui è stato bene, Sean comunque sì, è stato rinchiuso in prigione, però dopo 15 anni, ragazzi, se ne aveva 16-17 comunque, non è ancora poi così avanti con gli anni da
da poter dire ho gettato via completamente la mia vita. Io pensavo lo tenessero in prigione molti più anni, invece fortunatamente, tra virgolette, comunque non è che ci ha passato tipo metà della sua vita, per cui ha comunque il tempo di riprendersi la sua vita, infatti, e iniziare a viverla normalmente anche lui, comunque in un paese dove loro hanno il diritto di stare, tra l'altro, perché comunque sono cittadini americani, per cui hanno la possibilità adesso di vivere serenamente, ecco. E quindi era questo quello che io volevo per tutti e due. Sicuramente è stato commovente, ragazzi, alla fine, perché comunque Sean fondamentalmente con la nostra scelta ha deciso di sacrificarsi pur di far sì che Daniel invece stesse bene, e quindi rivederli, ragazzi, da adulti è stato sicuramente emozionante. Io continuo a non sapere cosa sarebbe potuto succedere se avessi fatto l'altra scelta. Se vi steste chiedendo, allora, sei soddisfatta della scelta che hai fatto, vi dico assolutamente sì. Il gioco, ragazzi, parliamo generalmente del gioco, dal punto di vista tecnico non voglio soffermarmici molto, perché fondamentalmente siamo sempre lì. Comunque graficamente sicuramente hanno cercato di migliorarlo, non è male, le musiche comunque sempre scelte bene, ovviamente rigiocabile, perché ogni scelta comunque può avere delle conseguenze diverse. Parliamo del gioco in generale, ragazzi, mi è piaciuto. E vi dirò che fondamentalmente non mi è dispiaciuto, diciamo così, e sicuramente, ragazzi, sarò sincera, non mi è piaciuto come mi sono piaciuti gli altri di Life is Strange. Perché? Perché in Life is Strange, ragazzi, fondamentalmente sono sempre riusciti ad emozionarmi e a coinvolgermi particolarmente in quello che stavo giocando, nella storia che stavo giocando. Invece qua purtroppo non è tanto successo, e non so neanche spiegarvi il motivo per cui effettivamente non mi sono sentita poi tanto coinvolta. Sicuramente quando sono successe comunque delle cose in particolare, magari sicuramente abbiamo potuto sentirci comunque coinvolti con i nostri due protagonisti, però secondo me, ragazzi, in questo gioco hanno voluto giocare troppo, tra virgolette, su troppi stereotipi della società di oggi, e concentrarsi su questo secondo me ha fatto sì che non si concentrassero poi tanto sul far sì che il giocatore comunque empatizzasse, anche se ci hanno provato attraverso questi stereotipi, empatizzasse poi tanto con i protagonisti. Ripeto, ci hanno provato a fare questa cosa con questi stereotipi qua, ma purtroppo vedere che si sono concentrati molto su queste cose e ha fatto sì che magari il tutto perdesse un po' di coinvolgimento. Non so manco spiegarvi, ragazzi, fondamentalmente quello che sento, quello che ho sentito, ma è così. Non mi sono sentita di empatizzare poi tanto con i nostri protagonisti. Certo, alla fine direte, ti sei commossa comunque? Certo, perché comunque, ragazzi, sono 5 episodi che viviamo la storia con loro, è ovvio che alla fine di tutto, cioè alla fine di tutto, li vedi crescere e insomma un certo effetto te lo fa. Però per il resto, purtroppo, ragazzi, devo essere sincera, non è stato capace di emozionarmi come invece ci sono riusciti gli altri due Life is Strange, per cui mi dispiace di questo, ma è la pura verità. Tutti noi del team Life is Strange 2 vogliamo ringraziarvi calorosamente per il vostro fantastico sostegno, le vostre opere, i vostri regali, le vostre passioni e le vostre teorie. E grazie per la pazienza dimostrata durante lo sviluppo di questi episodi. Ancora una volta siamo orgogliosi di aver compiuto questo viaggio insieme a voi. Non smettete mai di ululare. Ok, purtroppo, ragazzi, adesso siccome non ho ancora acceso il wifi, quindi non sono collegata a internet e non posso vedere quanti altri giocatori hanno fatto le mie scelte, però vedete, c'era la possibilità che Daniel si rifiutasse, ragazzi, di consegnarsi alla polizia, per cui mi è andata bene, perché poteva anche rifiutarsi. In generale è insegnato a Daniel a fare il suo meglio per seguire le regole della società. Ti sei rifiutato di fare la caccia al tesoro, in generale hai legato con Karen, hai scritto una lettera di riconciliazione a Karen, hai detto addio ad Arthur e Stanley,
Potevamo anche scegliere di non farlo, hai detto addio a Joanna e abbracciato Karen prima di andartene. Sei intervenuto per calmare Diego in prigione, hai liberato la coppia di messicani, non hai chiesto a Daniel di liberare i Vigilantes, ovviamente no, non hai fatto del male ai Vigilantes, non hai chiesto a Daniel di uccidere gli agenti per scappare dalla stazione di polizia. Meno male. Daniel è stato sgridato per lo scorpione e ha smesso di dargli fastidio. Daniel ha costruito la scultura di John come voleva lui. Daniel non voleva fare del male all'agente Campbell. A Daniel non è stato chiesto di liberare i Vigilantes. Daniel non ha dovuto attaccare i Vigilantes. Daniel ha stordito gli agenti. A Daniel non è stato chiesto di uccidere gli agenti. Come potete vedere, ragazzi, però ci sono veramente tante possibilità. Grazie per aver giocato e viaggiato insieme a Sean e Daniel. Ok ragazzi, eccoci qua nel menu principale, è qui che termina la nostra avventura su Life is Strange 2, i miei pareri già ve li ho spiegati ragazzi, per cui aspetto ovviamente le vostre impressioni riguardo questo gioco, per cui questo video e questa serie terminano qui, grazie a tutti, un bacione, e un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!